Un caloroso saluto da Manuel Bartolini e benvenuti ad una nuova puntata di Verso Sera. Oggi puntata diversa dal solito, mettetevi comodi perché io ci sono ma non ci sono, vi porto in giro, vi porto a fare una bella passeggiata, ce ne andiamo in Ciociaria a scoprire questo territorio pieno di arte, pieno di storia, pieno di cultura, pieno di prodotti tipici, tradizionali, ma non solo, anche tanta tanta innovazione. Allora, comodi comodi sulle vostre poltrone, partiamo subito, ce ne andiamo su una bellissima terrazza per scoprire alcuni prodotti che vengono realizzati proprio in questo territorio bellissimo. Guardate. Ebbene sì, sono tornato nuovamente in Ciociaria. Che ci devo fare? Questo territorio mi ha proprio rapito il cuore. Come potete vedere, non sono da solo perché sono in compagnia di un cittadino DOC, lo posso dire, Leonardo Grimaldi. Buonasera. Buonasera, Allora, grazie. tu oggi ci fai un po', Grazie ci fai un po' gli onori di casa, ci hai accolto. Dici un po', io adesso ho detto Ciociaria, ma dici un po' esattamente qui dove siamo. mille. Allora, ci troviamo a Fontanalini Superiore, nel borgo, nel centro storico. Fontanalini Superiore è la parte alta del paese, poi c'è anche la parte bassa che si trova praticamente un po' Ai più a piedi, valle. Sì, che è la questo è il prima che borgo, incontriamo salendo, giusto? esattamente, che dista 4 km. Questo è il borgo del centro storico e ci stiamo cercando, anche grazie a voi, anche grazie all'interessamento di amici, Vi produttori. state, lo vediamo rimboccando le maniche, perché questo è un territorio bello, con tanta Abbastanza. arte, tanta cultura e soprattutto anche qua vedo tanti prodotti tipici. E allora, Leonardo, Esattamente. io direi innanzitutto grazie, con te ci Prego. rivediamo tra pochino e io proseguo adesso andando a conoscere un po' le varie attività di questo territorio. Come vedete, tanti prodotti. Io partirei proprio da qui, no? Dai latticini. E allora, presentiamoli. Io sono in compagnia di Francesca, dell'azienda. nonna Pitta di Amaseno. Che cosa fate nello specifico? Io qua già vedo un sacco di delizie, di cose meravigliose. Noi siamo un caseificio e quindi produciamo essenzialmente formaggi e mozzarelle e lavoriamo esclusivamente latte di bufala. Latte di bufala, quindi solo latte di Sì, bufala con cui esatto. fate la classica mozzarella di bufala, la conosciamo tutti, ma non solo, non solo. Dici un po' perché vedo la ricotta. Produciamo anche yogurt, ricotta, Esatto. formaggi vari, primosale, stagionati, caciottine. Allora, questa è una bellissima ricotta che la riconosco. La treccia pure, qui che formaggi abbiamo? Qui Perché abbiamo vedo un po' di primosale, primo sale. come gusto abbiamo qui presentato peperoncino e noci. Peperoncino e noci, piccante? Tanto Sì, piccante? abbastanza. E poi lo scopriamo, perché mica finisce qui. Qui che formaggio abbiamo? Invece qui abbiamo caciocavallo affumicato, caciocavallo bianco e una caciottina a erba cipollina. Erba cipollina. E qui in queste vaschette coloratissime, me l'hai detto prima, qui io vedo dello yogurt. Sì, qui presentiamo sia lo Pure yogurt lo che il yogurt. budino, perché ci occupiamo C'è anche pure di il dessert al budino. latte di bufala. Pure il budino, pure il dessert proprio. Bene, senti, il tuo gusto preferito? Panna cotta. Panna cotta. Invece il più richiesto, il più gettonato? Beh, panna cotta come budino e frutti di bosco come yogurt. Io sono molto 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 curioso del budino, però intanto facciamo così, faccio una piccola prova assaggio e vado col peperoncino. Proseguiamo adesso, guardate un po', con l'oro rosso. Oro rosso, zafferano, lo zafferano qui a Frosinone, possibile? Allora lo chiediamo al produttore, che saluto e ringrazio. Ti chiami? Mi chiamo Miki, Dell'azienda. l'azienda si chiama Miki Taurino. Benissimo, e voi producete zafferano proprio qui. A me quando mi hanno Sì. detto, ma come lo zafferano? Invece sì. Da quanti anni? Da 5 anni, dal Da 2016. 5 anni lo zafferano. Io so che è stata una sorta di scommessa, è vero? Sì, è stata una scommessa, una novità e ci abbiamo creduto e l'abbiamo realizzato. Perché all'inizio, come mi raccontavi prima, no? Giustamente, cioè, ma chissà se questo territorio poi crescerà, non crescerà, invece va alla grande da quello che so. Sì, era sconsigliato perché maggiormente viene prodotto all'Aquila da 800 metri d'altitudine in su. Sì. Invece è venuto anche un ottimo prodotto perché è stato analizzato, uscito di prima categoria di qualità e Bene, quindi quindi è un grandi, grandi territorio che può risultati, produrre. eh? Sì.
anche un grande orgoglio. Lo zafferano come lo conosciamo noi, magari nella maniera più banale, io dico sempre il risotto allo zafferano. E invece sì, però può essere là, utilizzato in cucina dappertutto. Esatto, e cioè, nei dolci, secondi, primi. Bravo, per le tisane. E non solo. In più anche nella moda viene utilizzato come pigmento. Come pigmento per colorare i tessuti. Io però so che voi, oltre a fare, come lo possiamo vedere qui, no, questo è uno zafferano che io posso prendere e ci posso fare tranquillamente la pasta, giusto? Sì. Un secondo, come consigliavi tu. Però so che voi, oltre a questo zafferano, fate anche tanti derivati, fra cui dei distillati, corretto? Sì, fra cui in collaborazione con un'altra azienda, con la Zafferamo ARL, facciamo dei liquori. E con un'altra azienda, con Apicoltura Ferrante, facciamo miele di acacia aromatizzato allo zafferano. Quindi un miele di acacia aromatizzato allo zafferano. Che gusto dà lo zafferano al miele? Che cosa dà? Beh, cambia totalmente sapore. C'è un miele introvabile, insomma. Infatti. Per quanto riguarda invece i distillati, nello specifico che cosa fate? E nello specifico facciamo un liquore allo zafferano, la grappa allo zafferano e un amaro allo zafferano. Buonissimo, quindi grappa e amaro allo zafferano. E allora, grazie davvero per averci prodotto, per averci presentato questo meraviglioso zafferano. Buon lavoro, poi possiamo venire a trovarti direttamente in azienda. Certo, vi aspetto in azienda. Siamo curiosi di vedere come lo coltivate. Grazie ancora. E che italiani siamo se non parliamo della pasta? Sono in compagnia di Fabrizio. Fabrizio, azienda? Tenuta dei Matteis. Che fate? Non solo pasta, ma anche, vedo, legumi e farine. Esatto, noi partiamo dalla coltivazione di cereali, legumi e abbiamo un mulino a pietra aziendale con cui quindi facciamo le varie trasformazioni. Quindi ho capito. Tiriamo fuori anche delle semole con cui poi ricaviamo questi vari formati di pasta secca. Abbiamo circa 15 formati a catalogo. Ok, da quanti anni? Diciamo abbiamo iniziato le trasformazioni da circa 5-6 anni. Ok, quindi io da voi trovo sia la farina sia la pasta. Pasta, legumi, misti, eccetera. I legumi, tra l'altro poi i legumi sono tornati tantissimo adesso di moda, no? Ci sono tantissime ricette, poi il periodo invernale a maggior ragione, ma sono tantissimi gli agriturismi che ci propongono zuppe, minestre e cose varie. Qui che pasta abbiamo? Abbiamo due formati di pasta fatto con un grano duro, diciamo, dalla colorazione un pochettino più gialla e poi abbiamo un'altra tipologia di pasta fatta con un grano duro antico. Ah, questa che io la vedo. Cambia infatti, molto la colorazione, sì. Esatto, è una pasta un pochino più scura. Tende più perché al grigio, sì, rispetto a questa. È la varietà di grano, per il tipo di grano. Sì, basso tenore di glutine e di zuccheri. Ah, ecco, vedete, addirittura basso tenore di glutine e di zuccheri. Sì. Poi adesso siamo tutti un po', no, magari alla ricerca del prodotto un pochino più light, quindi qui troviamo tradizione, storia, però anche al passo coi tempi, perché giustamente andiamo incontro a quello che oggi è la ricerca dell'ente, così come la chiamano, sui social. Il formato di pasta più gettonato ce l'abbiamo? Sicuramente sì, la calamarata. La calamarata. È quella che va per la maggiore. Il tuo piatto preferito di pasta, chiaramente? Calamarata dei frutti di mare. Ah, e la prepari tu? Se capita, sì, perché è il periodo estivo. Ok, allora, vi vengo a trovare, perché la pasta piace pure a me, ma pure i legumi, pasta e legumi. Grazie mille. Concludiamo adesso con l'ultimo imprenditore che andiamo subito a presentare. Chi siete? Cosa fate? Che portate? Un fiorino. No, senza fiorino. Scherzi a parte. Noi siamo un'azienda di Ceprano che produce prodotti biologici, vino, olio e pasta. Abbiamo iniziato la produzione di con il senatore Cappelli qualche anno fa e abbiamo iniziato la produzione nel nostro laboratorio con l'essiccazione a bassa temperatura. Successivamente abbiamo iniziato a vinificare le uve delle nostre vigne, ecco, questa è una cosa interessante, che abbiamo salvato dall'estirpazione. Erano tutti vigneti abbandonati, ormai destinati a essere estirpati, e stiamo comunque salvaguardandoli e abbiamo fatto notevoli migliorie sul territorio. Abbandonati perché ormai si era un po' persa questa... Diciamo che è difficile mantenere in vita un vigneto e è difficile anche vendere il vino. Certo. Abbiamo cercato... È un bel lavorone, no? Diciamo, ci stiamo provando, sperando di raggiungere risultati migliori. Non solo vino, vedo qua, vino bianco, due tipi di vini bianchi, uno rosso, ma poi qui che cosa vedo? Sì, noi produciamo dei
due bianchi, un 4,26 e un 11,28. Perfetto. Questo nome nasce dalla zona di produzione, cioè dal foglio e dalla particella dove viene prodotto il vino. Ok. E il rosso è un 6,30, che è un uvaggio licinaro, che è un vigno autoctono, con altri vini del, trovati in vigna, che sono Merlot, Cabernet, Sangiovese. E da questa, da questo, da queste vinacce abbiamo fatto distillare da Luca Mastro Mattei, che è un distillatore di Arce, una grappa, eccola qui, che è stata leggermente affinata, con una grappa a 50 gradi, molto delicata ma notevolmente piacevole. Benissimo, quindi vino, grappa, qui vedo una bellissima bottiglia di olio. E l'olio, diciamo che è un prodotto che ci siamo trovati nelle vigne. È un peccato lasciarlo, certo. Quindi abbiamo comunque fatto una piccola raccolta, un olio biologico certificato, piacevole e comunque ha un ottimo gusto. In ultimo vedo anche qui della pasta, eccola qui. Sì, noi siamo produttori di pasta, produciamo pasta fresca come il tonnarello, che proviene da un grano duro sempre prodotto dalla nostra azienda, e poi produciamo il pacchero a lunga essiccazione, il mezzo pacchero e la casareccia ciociara, che è praticamente la punta di forza del territorio, perché comunque riconosce il territorio in pieno per i suoi abbinamenti ai piatti del territorio. Bene, io però so che questa sera lei non è solo, perché c'è pure sua moglie, è vero? Sì. Allora vogliamo chiamare, così almeno per la pasta? Venga signora. Allora, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato di pasta. Buonasera signora. Buonasera, sono Mara. Sono la signora Mara. La pasta che più fa a casa sua, qual è? Quella che se ne va di più? Beh, siamo dei buongustai. Vabbè, un solito tonnarello, cacio e pepe. Cacio e pepe? Sì. Ma è vero che è difficile fare il cacio e pepe, perché poi spesso viene quella sorta di, sì, la di ragnatela. Come si fa a fare la cremina? Qual è il segreto per una buona cacio e pepe? Il chef è lui. Ah, sì? Diciamo che le cose più difficili, le cose più sono quelle semplici. Fare la carbonara e il cacio e pepe, che tutti fanno con leggerezza, invece è una cosa molto che richiede molta attenzione. L'importante è non avere la padella calda sopra la fiamma. Quindi il rapporto fiamma-padella con prodotto in padella è la cosa più difficile da ottenere. Bene. Sia per non strappare la carbonara, sia per non far filare il formaggio cacio e pepe. E allora questa sera tutti a cena dai signori facciamo cacio e pepe, va bene? Va benissimo. Veniamo, va benissimo. Allora andiamo. Sì, prego. Volevo ricordare che l'azienda si chiama Ponte Vignola e ci troviamo a Cevrano, perché lui non l'ha detto prima. Assolutamente, oh, giustamente, le donne. Le donne. C'è sempre bisogno delle donne. Grazie mille, grazie. E non è finita qui, perché adesso invece ce ne andiamo con le mani in pasta, con una signora, pensate, di 90 anni, che ha preparato per noi delle fettuccine. Che meraviglia, guardate. Proseguiamo ancora il nostro viaggio, sempre in compagnia di Leonardo Grimaldi, ma soprattutto la protagonista di oggi è questa bella signora a fianco a me, che si chiama? Milioni Marisa. Milioni Marisa, che ci preparerà oggi? Fettuccine. Mamma mia, che bello. Fettuccine lunghe. Lunghissime. Allora, noi siamo tornati durante la pandemia, prego Leonardo, a tutti un po', anche un po' per gioco, no, se vogliamo, con le mani in pasta, come dico sempre io, anche solo per fare una storia su Instagram, però anche per necessità siamo tornati con le mani in pasta ad impastare, fra questo anche la pasta fresca, nello specifico le fettuccine, che io so sono tipiche di questo territorio. Esattamente, è un prodotto tipico non solo di questo territorio, ma in questo territorio. Allora, intanto che tu, facciamo così, intanto che tu adesso ci racconterai bene, io invito pure la signora ad partire con, intanto che cosa abbiamo lì, Leonardo? Farina? Allora, abbiamo semplicemente, diciamo nell'impasto tradizionale, farina, uova, un pizzico di sale. Ok. E facoltativamente anche leggermente un goccio di olio di oliva. Di olio che serve già. Si fa la fontana e si parte. Okay, quindi la classica fontana, vedete? Poi si mettono le uova dentro e queste
esattamente. Che uova sono? Abbiamo delle uova importanti di un produttore di Colli che ha un'azienda importante, si chiama Gallo Larino, che usa delle galline di razza anconetana. Hanno questo guscio vedo bello bianco. Sì, guardate qua, l'abbiamo lasciato apposta per farvelo vedere, guardate. Hanno un'alimentazione particolare, diciamo che razzolano esclusivamente all'esterno e mangiano cose molto naturali. Razzolano all'esterno e predicano all'interno? Predicano all'interno, predicano anche nella pasta, predicano in più settori. Allora, uova chilometro zero, farina buona buona, filo d'olio... Farina doppio zero, giustamente ci suggerisce. Sì, farina doppio zero, però si può fare anche filo d'olio extravergine d'oliva, ma non solo. Poi io qui vedo, intanto poi dopo torniamo a vedere l'impasto. Vedete, stiamo lavorando bene bene così con la forchetta. Si fa amalgamare bene l'uova con la farina. Qua vedo tanti bei prodotti. A proposito di pasta, vedo altra pasta. Sì, abbiamo dei prodotti che vengono... Questi sono tutti del territorio. Tutti del territorio, paesi diversi, la pasta viene fatta a Sora, in un pastificio importante, che fanno paste fresche, paste essiccate, sono veramente molto quindi grandi. Sia fresche sia essiccate, tra l'altro io sbircio qua, leggo pure integrali, perché oggi abbiamo l'integrale, integrale, no? Abbiamo l'integrale, abbiamo il maltagliato e abbiamo il tagliolino anche all'uovo. Ok, quindi un po' per tutti i gusti, poi queste confezioni pratiche magari uno le può anche portare se sono da viaggio, da regalare. Dalla pasta andiamo alla farina. Farina? Abbiamo vari tipi di farina, di un mulino molto antico. Poi qui in zona è pieno di mulini, noi siamo già stati, abbiamo conosciuto un mulino molto antico che sta proprio qui vicino. Questo è un mulino di Anitrella che... Sono bravi, fanno tanti cose molto interessanti. Oggi abbiamo tante pietra farine. E poi abbiamo comunque oggi portato una farina di polenta, una farina integrale, una farina di polenta perfetta adesso per questo periodo un pochino più stiamo tornando infatti un po' più freddo. La polenta, così per curiosità, come piace a te, con cosa condita, come? Ma fondamentalmente io non l'amo con diciamo in una versione vegetale, la preferisco non molto... Perché poi tra l'altro io so che tu sei un bravissimo chef, ma poi, perché hai viaggiato un po' in tutta Italia, sei conosciutissimo, ho trovato sbirciato io il tuo nome, e poi so che fai un lavoro bellissimo proprio qui da queste parti, raccontaci un po'. Faccio il responsabile di un'azienda agricola biologica che si trova nella riserva naturale del lago di Posta Fibreno. Quindi in un posto bellissimo, dove facciamo, c'è tanta natura. Sì, si producono un sacco di verdure, un sacco di ortaggi e quindi cerchiamo di vendere e di fare comunque una cucina con questi prodotti il più possibile. Diciamo poi questi sono i prodotti di una volta, no? Guardate adesso come stanno tornando e quanto li apprezziamo e meno male. Formaggio, che formaggio abbiamo? Abbiamo portato un formaggio di mucca. Boi di mucca. Anche lo yogurt, di mucca, di un'azienda che si trova a Ceprano. Okay. Mentre di qua? Qui abbiamo portato... un formaggio di pecora, soltanto pecora. Quindi mucca e pecora, che si trova ad Arce, qua vicino. Scusami, ti interrompo, io chiedo di inquadrare bene, guardate che bello questo qui, sembra un ciambellone, invece sembra un ciambellone al cioccolato bianco, invece è un formaggio. Quindi mucca e pecora, lo yogurt fantastico. In conclusione qua abbiamo la parte dolce. Sempre con la farina, c'è un'azienda, un biscottificio che si trova... vicino Monte San Giovanni Campano, in una frazione si chiama Chiaia Mari e fanno questi dolci tipici, tradizionali. Bene, quindi pasticceria secca per tutti i gusti. Diciamo così, un'interpretazione del territorio anche in questa versione. E poi sono ricette, questa è la cosa bella, no? Ricette tradizionali di una volta e poi anche innovative, nuova, c'è questo bellissimo sposalizio. Intanto l'impasto, vediamo un po', come va qui l'impasto, procede? Tutto procede bene. Ok, adesso, una volta che l'abbiamo lavorato bene con le mani, allora poi si passa al mattarello. Mattarello. Perfetto.
Intanto, come vedete, stiamo andando avanti con l'impasto, eh? Dalle mani adesso siamo passati al mattarello. Leonardo, tu le fai le fettuccine? Sì, io utilizzo un processo un po' moderno, meccanico, mi aiuto con l'impastatrice, però fondamentalmente i prodotti sono buoni. Esatto, però quindi pure tu le prepari spesso? Abbastanza spesso, pasta ripiena, diciamo fettuccine, forse... Fettuccine un po' meno? Un po' meno, però comunque sia, la tecnica comunque è sempre questa. Oggi... Guardate qua, con il mattarello, eh? Qui abbiamo proprio una manualità e un'arte, come si faceva una volta. Allora ti richiedo il volo il microfono. Allora siamo passati adesso a lavorarlo, visto dalle mani al mattarello. Io so una cosa che mi dice sempre mia nonna, che quando si è sposata per dote lei si era portata al mattarello. Sì, così era. Si portava il mattarello? Sì, la tradizione era questo. Perché si facevano in casa tutto fettuccino, lasagne, chiamate... Certo, poi magari ognuno col suo nome, però fondamentalmente diciamo l'impasto era questo, no? È questo, la farina, metti le uova, la farina quella che si accoglie, perché c'è tanti tipi di farina. Sì. C'è sta la farina che si accoglie più acqua, come quando fai il pane. È la farina che non puoi misurare i chili, i grammi del sale, dell'acqua, no, è quella che si accoglie. Ecco, noi prima, vieni Leonardo, abbiamo dato, no? Tu prima mi hai dato giustamente un po' di quantità, no? Di uova e di farina, però giustamente la signora ci diceva che lei va più ad occhio, più. Loro hanno una sensibilità e hanno una metodologia che è difficile da apprendere, E come si tagliano le fettuccine? Vediamo un po'. Vediamo come si tagliano le fettuccine. Tagliamo le fettuccine. Ok. Allora, un po' di farina sopra. Un po' di farina. Certo, perché non devono appiccicare. Poi il rotolino, poi pensa che ovviamente tanti miei coetanei pensavano che le fettuccine si tagliassero per dritte, così col coltello. E invece no, guardate un po' come fa la signora. Si arrotolano come se fosse una crepe. Esattamente. Per dirla in termini nostri. Ok. Il coltello glielo passiamo subito. Poi io qua sento un profumo di pane che non vi dico. Vediamo un po'. E così, guardate che maestria, altro che macchine qua. E questo modo, vedete? Dovrebbero asciugare un po'. Si tagliano così, guardate, col coltello, piano piano. Tra l'altro non so se riuscite a vederle, ma sono tutte, guardate che meraviglia, tutte proprio della stessa misura. Non lo so come ho fatto. Grazie mille, signora. Grazie a voi. Bravo. Passami il microfono, signora, ecco qua, che sennò col microfono l'abbiamo sentita. Grazie mille. Ma grazie a voi. Ma quante fettuccine avrà fatto lei nella vita? La domenica specialmente siamo come minimo 10-12 persone. Quante uova? E quando facciamo un uovo a testa, si dice. 10 persone, 10 uova. Però mi metto sempre qualcuno in più, perché c'è il buon appetito. Che bello. Grazie mille, grazie. Che meraviglia, sembra quasi di sentire ancora anche oggi da qui il profumo del pane. Durante la pandemia, l'abbiamo detto, siamo tornati tutti con le mani in pasta ad impastare, a riscoprire quest'arte che forse avevamo messo da parte. Bene, noi l'abbiamo riscoperta nuovamente. Adesso mi fermo, me ne vado qualche minuto in pubblicità, dopodiché voi fermi, buoni a casa, non cambiate canale perché torniamo, abbiamo ancora altri prodotti di cui parlare e anche altre sorprese. A tra pochissimo!